La pioggia non ha fermato la giornata di apertura della riserva naturale del lago di Cibolla. Al centro accoglienza visitatori erano presenti rappresentanti del comune di Altopascio e della regione, enti che insieme al Consorzio 4 Basso Valdarno e all'Università di Firenze hanno raccontato le particolarità del lago di Cibolla ed hanno comunicato i risultati positivi del programma LIFE, finanziato dall'Unione Europea per la tutela faunistica e naturalistica del Cibolla. Il progetto era diretto all'abbattimento delle specie aliene ed infestanti che mettono a rischio l'equilibrio della zona. Abbiamo visto un abbattimento del gambero della Louisiana e delle specie invasive vegetali come la gaggia, due interventi che sono importantissimi per il futuro della riserva e per la tutela della biodiversità in quest'area umida della Toscana. Le visite guidate, i laboratori e le iniziative, organizzate in collaborazione con l'Associazione Natura di Mezzo, proseguiranno fino all'autunno del 2019. Lo scopo principale che ci siamo posti è quello di riaprire i cancelli di questa riserva dal 2016 ad oggi e è un piccolo risultato ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia di tutti. A breve la riserva del Cibolla diverrà di competenza regionale. Come Regione Toscana da qui a poco diventeremo proprietari della riserva naturale del lago Cibolla e quindi dovremo mettere a regime una filiera virtuosa regione, Comune di Altopascio, associazioni del volontariato per farne davvero un centro di valorizzazione e di promozione che sia conosciuta non solo dai cittadini della provincia di Lucca ma diventi un luogo di visite e mi auguro anche di turismo e quindi di benessere economico più diffuso.